con, anche con il cosettino viola. Che mi ha detto che porta a sfiga. Ma che sì, se ho una faccia improponibile. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella pagina di Staff Workout Diary. Oggi non sono a casa, questo è giusto l'intro per farvi vedere cosa succederà oggi. E che abbiamo qui? Qualcuno che oggi si divertirà un sacco. La valigia è pronta. Le valigie sono pronte. Allora, in realtà dovevamo svegliarci alle 7. Abbiamo messo la sveglia alle 7, siamo svegli dalle 5. Tant'è che mi sono preparato, sono le 6 più o meno. Cioè. Dove è il caffè? E adesso ci prepariamo il caffè. Lo schermo, fregatevene, tanto sarà un intro, anche perché devo provare il microfonino nuovo. Spero che si senta tutto bene, vi faccio vedere chi c'è. Ed eccoci qua, ecco perché ero troppo bianco, perché non avevo, stavo registrando. Io ho parlato come un pirla, non stavo registrando comunque. Abbiamo fatto colazione, adesso ci si prepara un po' di roba per il viaggio, perché ci sarà un bel viaggetto da fare. Dobbiamo arrivare sino a Carbonia, stiamo partendo da San Roque. Non so neanche se queste parti le userò, però ho preferito filmare un po' così da avere un po' di reportage da usare e anche per capire se il microfono sta funzionando bene. Lì ci sono gli zaini che mi porterò dietro, c'è un po' tutta la roba. Nel mentre vi faccio vedere una cosa, questo è ciò che è stato preparato per... Cioè non è quello che è stato preparato, era quello che è stato preparato per il post. E prima di tutto questo, le paste di Gaia. Le paste di... il panettone non c'entra, però se nel caso ci passa anche quello. Le paste di Gaia, però ci sono anche vari dolci dolcetti che potranno essere utili e interessanti anche con lo shaker. Mettiamo i biscotti nello shaker e poi li beviamo. Poi per la prima volta nella sua vita ha comprato la Nutella che useremo con il pan brioche che è lì. Ma non sarà tutto così, anche perché adesso torno dritto, anche perché abbiamo la pizza stasera e ovviamente verrete con noi a mangiare la pizza. E nada, quindi ci vediamo tra poco mentre stiamo per partire. Facciamo così, ci salutiamo prima della partenza e vi godrete un po' il viaggio assieme a noi. E con questa notizia bomba partiamo. Vai Staffa. Legge la cucca. Siamo tutti mossi, porca paletta, certo, ladra. Tu. Scusa, è normale, siamo in macchina. Mettiamo la musica. Ma metti il radio freccia. Gelosi nella vita familiare di coppia. Mamma mia, Scorpione, i pesci invece sono davvero appassionati di superstizioni e fenomeni soprannaturali. Alcuni riescono addirittura a trasformare, pensate, l'acqua in vino. Incredibile. Buongiorno sfrecciati, io sono del Toro. Provate a venire a casa mia con mia moglie e capire chi è che comanda, chi è il capo famiglia. Anche il cane mi ha superato nella scala gerarchica. Sono situazioni familiari irrisolvibili, noi che vi attaccate agli astri. Thank you.
ancora 14. Signori, beh, qualcuno dice bistecca com'è? No, bistecca. Siamo arrivati al Tanit, hanno già abbandonato perché io ovviamente rallento un po' perché devo filmare, quindi sono totalmente incasinato. Adesso andiamo a vedere dove bisogna andare perché non so dove si entra. Adesso sistemiamo, adesso si vede bene. Adesso la devi rifare. Se mette a fuoco ancora meglio. Magari, sembro io ieri alle 2:30. Comunque, quindi stavamo dicendo dei matrimoni. Che esiste la pubblicità, fai il tuo matrimonio a Carbonia, tutto compreso, 40 minuti da Cagliari. Cosa... Sei pro o contro i matrimoni? Infatti finalmente ho trovato una pubblicità. Adesso finalmente ora che c'è la pubblicità sai come si fa a sposarsi, perché prima non lo sapevi. E sai anche eri convinta che i matrimoni adesso nascessero sotto i cavoli. Esatto, sì. Era quello che... Oppure gli portava al matrimonio l'ape. L'ape. No, quello è l'aperitivo che porta al matrimonio, poi è un altro discorso però. Cosa stiamo facendo? Stiamo aspettando Lorena che faccia presentazione dei giudici. La situazione è che mi hanno visto vestita. Troppo grossa? No, che mi hanno visto vestita e mi hanno detto: no, un po' di fitness, no. E poi dopo mi sono spogliata. No, bikini, no. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la categoria body fitness. Body fitness. Già. Dunque, niente bikini. Quindi noi cosa facciamo adesso? Mangiamo. Noi andiamo, possiamo mangiare. A prendere la mano. Caffè e andiamo a mangiare. A Carbonia ci si sposa? Perché a Carbonia è fuori dal territorio anglosassone, non lo so. Ancora non sanno che è passato di moda. Ci si sposa ancora? Io non so cosa uscirà, doveva essere un video sul bodybuilding, sta uscendo un video matrimoniale con gli sponsor per il Tanit. Allora, dunque adesso ci cerchiamo dov'è supermercato, questo bar? Ah, tu dicevi supermercato oppure bar? Beh, il caffè al supermercato non c'è. In teoria c'è, però serve anche la caffettiera. Non so come la finiremo. Adesso andiamo a cercare un caffè, andiamo a cercare qualcosa da mangiucchiare. Abbiamo già tutto da mangiare, almeno io e Lorena siamo già preparati per la mangiata mangiucchiatina. Niente, mi prendono per il culo. Ho sonno. Appena finisce di spuntinare ci racconta un po' com'è andata l'ingresso. Cosa succede? Ci si presenta lì prima della gara e ti proponi per una categoria. O più di una. E lì ti fanno la prima scrematura e ti dicono se puoi fare quella categoria, se non puoi fare, o se farne, perché sono fuori fuoco, o se farne un'altra. Cosa è successo? Lei si era proposta per una categoria. Categoria bikini, fino ad 1,60 m. Tra l'altro mi hanno misurato, sono 1,57 m, dunque avrei dovuto fare fino ad 1,58 m. Ma, e poi dovevo partecipare per body fitness nell'indecisione. Però e poi, grossa, alla fine, mi hanno bocciato per la bikini. Perché è troppo grossa? Perché sono troppo grossa. Gli ho detto grazie, un complimento. Dunque farò categoria body fitness, senza routine, la routine libera, senza parte coreografica in cui sono inserite pose obbligatorie. Le mie gallette con miele. Mezzo chilo di miele è rimasto sul fondo. E poi che si fa? La scarpetta. Adesso me ne andiamo e poi aspettiamo che inizi la gara. Che ore sono? Forse 1:30.
Abbiamo 4 ore qua. Tu noi perché ti sei portata gente tazzagona dietro? Okay, noi sosteniamo il cibo. Ivana, amica, dove mi truccherai adesso? Bel casino. Andiamo dal vinile. Perché babà. Cioè, per vedere anche lei che mangia, cioè. Non so a me. Buono? Ma come stai facendo tutto? Con il tè nella tazza. C'è le munizioni. E quindi ci sentiamo dopo per altri aggiornamenti. Diciamo così. Ovviamente il meteo non ci aiuta perché... perché sta piovendo un sacco. Giusto per farci fare il pranzo. Dato che altrimenti ci annoiamo. Rimaniamo in macchina. Cosa bello? Da cuore cos'hai? E cioè la mia bella bowl con pollo insalata e olio. La presa è un po' incasinata così, ma chi se ne frega? Ah, non rispondete. Ovviamente c'è Marta dietro, c'è anche... l'altra è nascosta. Non per me. Allora andava di mangiare. Buon appetito. Stanno facendo i cazzi loro, stiamo aspettando qui. Abbiamo passato. Descriviamo cosa è successo. Allora, Luce. Cosa è successo? Eravamo in macchina e stavamo aspettando che aprisse il palazzetto. Però eravamo in macchina dalle 11 più o meno. Dalle 11 e mezzo che eravamo in macchina, adesso sono le 3. Finalmente siamo entrati. Abbiamo anche il braccialetto del potere, così per il potere di Grayskull. E niente, adesso aspettiamo che gli atleti si preparino, aspettiamo che si mettano tutto l'abbronzante, perché ci prestano attenzione anche a queste cose. E niente, adesso tra poco si comincia, quindi... atleta della prossima categoria, Body Fitness Open, e chiamiamo col numero 22 Lorena Pilloni. CDs. Ok, di schiena, adesso ricordate quello che ho detto prima. Apritela bene. Così è chiusa però, va bene? Ok. Bene, altro lato, diverso da quello di prima. Ci sarà la premiazione, la parola Sony. Sì, perché non c'è routine. Non c'è routine. Allora, indubbiamente non deve essere facile stare lassù, soprattutto dopo una preparazione del genere. Cioè, si fa più complicato del solito, è con la 22.
6 essere, 7,22. Come vi ho detto, più facevo mostrare la tua occhio alle prede e più erano sciocchi e sorridenti, quindi sono state brave. La vincitrice di questa categoria, quindi con il numero 22, Lorena Pirro. Grazie alla 26 scelte. Allora, di sicuro ci sarà un casino allucinante, quindi non so se realmente mi sentirete, provo a tenere il microfono vicino, stiamo facendo un po' di caos e salutiamo un po' tutti. La vincitrice! Andiamo a scaffanarci sta pizza! La gioia! Allora, come vi stavo dicendo, qua abbiamo terminato in realtà perché la categoria a cui doveva partecipare Lorena, spero mi senta, la categoria a cui doveva partecipare Lorena era all'inizio, non avevamo molte, non ci sono altre categorie a cui deve partecipare, quindi non abbiamo bisogno neanche di stare qui, quindi adesso Lorena si sta cambiando, si sta preparando e ci continueremo a guardare magari la gara. Adesso abbiamo fatto un po' di foto, siamo tutti felici che abbia vinto il primo premio. Lo so, la categoria purtroppo non era molto numerosa, ma la sua condizione comunque era molto elevata rispetto anche ad altre categorie che sto guardando, addirittura maschili. Cioè, è davvero una bella emozione essere qui e sinceramente spero di poterci essere anche più avanti per gareggiare anch'io, però questo lo vedremo tranquillamente. Io non so se sta registrando, non so come sarà l'audio, spero che si capisca qualcosa e ci vediamo dopo per il viaggio di rientro.